È stato completato il collegamento tra le stazioni di Poggioreale e Capodichino della linea 1 della metropolitana. Questa mattina è infatti caduto l'ultimo diaframma tra le due gallerie che costituiscono il percorso lungo il quale viaggeranno i convogli della metro. All'abbattimento, che sancisce il completamento della tratta centro-direzionale Capodichino, hanno assistito il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza. Sì, è un momento importantissimo perché è un cantiere di una complessità estrema. Si rompe l'ultimo diaframma dell'ultima galleria che collega con l'aeroporto di Capodichino, quindi è un momento importantissimo perché dopo si potrà procedere con le altre opere collegando l'area del centro direzionale tribunale direttamente con Capodichino. Quindi la talpa, cosiddetta talpa, fa l'ultimo foro finale e spunta da questo lato. Quindi è un momento importante, è una grande collaborazione tra imprese, Vigili del Fuoco, ma anche la magistratura, perché qui c'è stato un grande problema, è davvero un bel risultato esserci riusciti oggi. La prima galleria era stata ultimata a marzo del 2021, mentre la seconda aveva subito una battuta d'arresto a causa del dissesto avvenuto nel cimitero di Poggioreale nel gennaio del 2022. Con la ripresa dei lavori sono state eseguite anche opere di consolidamento della galleria. Nella stazione di Capodichino i binari saranno collocati ad una profondità di 43 metri, in quella di Poggioreale a 13 metri. Noi contiamo di poi arrivare almeno con una navetta all'aeroporto entro il 2026, e quindi nel 2026 aeroporto, stazione centrale, porto saranno collegati con un'unica linea metropolitana, con un biglietto da metropolitana, quindi un qualcosa di veramente unico. Il cantiere della metropolitana che sta procedendo, si completa la perforazione della canna che arriverà alla stazione dell'aeroporto, quindi lavori vanno avanti molto velocemente. Noi ci auguriamo che tra la fine del 25 e gli inizi del 26 la metro arriverà all'aeroporto, una grande collaborazione istituzionale, un grande lavoro di imprese qualificate. Quindi uno sforzo importante per fare in modo che Napoli si continui a dotare sempre di più di un sistema di trasporti di alto livello su ferro, tipico di una grande città e che sia a servizio dei cittadini e dei tanti visitatori che arrivano a Napoli.